Ciao a tutti, sono Francesca e oggi mukbang con il sushi vegano dell'Aldi. Io non ho mai mangiato neanche il sushi normale, quindi quello vegano ancora di meno, però sono curiosa di assaggiarlo. Proverò ad usare queste, le bacchette, ma non credo che ci riuscirò e quindi mi sono già presa anche la forchetta. Intanto devo riuscire a spezzarle, che è una cosa. Ecco. Poi com'è che si usa? Così? No? Ok, cominciamo da questo che dovrebbe essere riso con un. Boh, non so che cosa. È un peperone verde. Non è neanche tanto male. Questo è col peperone giallo. Questo faccio fatica a prenderlo. Però tipo una salsina verde sopra. C'è anche la salsa wasabi qua. Però non la apro perché so che è molto piccante. Questa invece che salsa è? Questa qua che c'è sopra? Boh, scusate, ma. Non riesco a capire molto che salsa è, comunque penso sia qualcosa a base di soia. Questo è sempre come quello di prima. È buona anche l'alga che c'è attorno, credo sia un'alga questa qua nera, no? E vabbè, ormai. Vabbè, che il tavolo è pulito. Questo è riso cereali, non so che cosa, però mi sa che ho bisogno del coltello. Adesso vediamo. Questo è il ripieno, vi ho voluto far vedere il ripieno per farvi capire com'è, però è molto buona. Cioè, la salsa è buona, il riso è buono, è tutto buono qua.
Adesso abbiamo il finto salmone, che non so che cosa. Che cos'è? Vabbè. Spero non sia una caramella, vi dico la verità. Qui ho bisogno del coltello. Ci sono, l'ho tagliato perché se no non riuscivo a prenderlo. Ecco qua. Non è male, però vorrei capire. Adesso l'ho un attimino staccato dal riso. Perché voglio sentire che cos'è, perché non si capisce che cavolo è sta roba. Ok, adesso mangio il riso che. Vedete, però c'è del colorante sicuramente, perché il riso è rosa. Non penso che sia riso sushi questo, eh? Però. Adesso questo qui dovrebbe essere riso con il peperoncino. Il peperone, credo. E infatti è strabuono. Forse la cosa migliore di tutto quello che c'è qua dentro. Scusate, mi è andata attraverso un po' l'acqua, adesso ho recuperato. Continuiamo il mukbang con questo riso. Salsa wasabi la tengo da parte, come faccio con tutte le salsine. Ultimo pezzo. Adesso caffè.